riprendiamo con l'ordine delle iscrizioni a parlare. Grazie. Grazie Presidente. Parlerò anch'io di Expo S.p.A. Abbiamo seguito le vicende degli ultimi mesi e oggi siamo in, diciamo, è passato esattamente un anno dalle analisi da parte del Movimento 5 Stelle sul bilancio 2012 e soprattutto sulla situazione dell'esercito dei dirigenti all'interno di Expo S.p.A., delle consulenze e degli stipendi d'oro. Ricorderete questa analisi che avevamo fatto mostrando la natura, diciamo, della società Expo S.p.A. e di questi sprechi di denaro, o meglio utilizzo abnorme di dirigenti, 1 a 5, cioè un dirigente ogni 5 dipendenti, ai quali si aggiungevano consulenze esterne per milioni di euro. Bene, prima di tutto mi rivolgo al Partito Democratico come azionista di maggioranza della società, dato che tra Comune di Milano e Governo relativamente 20% e 40% delle azioni di società della società Expo S.p.A. hanno i numeri per modificare la situazione e ovviamente diminuire questi sprechi, poi in relazione ovviamente anche alla corruzione e agli arresti. Ricordiamo che ci sono persone attualmente arrestate che prendevano da Expo S.p.A. stipendi da centinaia di migliaia di euro annui. Detto questo, il Partito Democratico ha la maggioranza e allo stesso tempo oggi, a un anno da queste analisi, o meglio tre giorni fa, sono scaduti i termini per la società Expo S.p.A. di pubblicazioni del bilancio d'esercizio 2013. Attualmente non è stato pubblicato, quindi chiediamo prima di tutto all'assessorato, agli assessori presenti e alla Giunta di fornirne immediatamente una copia, dato che non è possibile che non sia ancora pubblicato, avendo sforato tra l'altro i termini statutari, e allo stesso tempo copia a noi consiglieri e sicuramente a tutti i gruppi consiliari. Quindi non vedo molta attenzione da parte degli assessorati, però chiedo che questa richiesta venga portata a termine nei tempi più brevi possibili. E allo stesso tempo concludo dando supporto all'iniziativa del consigliere Cappato sulla sospensione del voto in seguito al ritiro delle ordinanze di ingiunzione sulle multe dei manifesti elettorali, ormai una storia che va avanti da anni. Bene, anche a noi non daremo più il voto e ci uniamo in questa protesta finché non verranno emesse nuovamente le ordinanze di ingiunzione. Quindi ovviamente aspettiamo informazioni sia su questo che sul bilancio di Expo S.p.A. 2015. Inaccettabile che non siano ancora stati pubblicati dopo tutti gli scandali. Grazie. Grazie consigliere Calise.